Marisa vola in India per guarire il mal d'amore. Non voglio innamorarmi mai più, si sta troppo male. Arisa è tornata single. E una Arisa affranta, quella che si è confessata sui social nelle ultime ore. La 35enne cantante è tornata single, dopo la lunga relazione vissuta al fianco dell'imprenditore Lorenzo Zambelli, uscendone inevitabilmente malconcia. Per ritrovarsi Rosalba Pippa, questo è il suo vero nome, è partita. Direzione India. Una Arisa inedita, fragile, che ha abbandonato le parrucche dei mesi scorsi per tornare al naturale, con i capelli corti, prima di promettere l'imminente ritorno. C'è infatti un tour da preparare, più carichi e propositivi che mai.